Siamo alla Casa Circondariale di Novara per un evento molto particolare. È con noi Felice D'Amico, ci presenterà il suo gruppo di amici, ci racconterà lui di cosa si occupano, ma lui in questo momento fa le veci di regista, anche se non ama essere proprio definito il regista, ma colui che assembla le persone, elementi di questa associazione, possiamo anche dire culturale. Sì, salve, buonasera. Sì, come lei diceva, io ho l'ingrato compito, quello di mettere insieme un po' di persone per dedicarci allo spettacolo. Innanzitutto volevo parlare un attimo del gruppo. Il gruppo si chiama Cum Vene Vene. Perché questo nome? Perché in napoletano Cum Vene Vene sta a significare le cose così, come vengono, così le prendiamo. Questo è un pochettino abbiamo voluto dare questo nome a questo gruppo perché i nostri attori non sono né artisti né professionisti, sono soltanto delle semplici persone, lavoratori di tutti i giorni che decidono di trascorrere parte del loro tempo su un palcoscenico. E questo appunto è il discorso Cum Vene Vene. Molto praticamente non amiamo essere definiti professionisti perché non lo siamo. Noi prendiamo ogni spettacolo, lo prendiamo così come viene, come giusto la parola, Cum Vene Vene. E perché è nato questo gruppo? Questo gruppo è nato circa 4 anni fa per ricordare un nostro amico sfortunatamente scomparso prematuramente. E da allora noi ogni anno mettiamo su uno spettacolo per ricordarlo. Naturalmente oggi siamo qua in una casa circondariale di Novara per sostenere il progetto La Leoncina Gaia. Leoncina Gaia perché? Perché appunto c'è questa bambina che ha bisogno di cure e noi vogliamo contribuire con il nostro spettacolo alla raccolta fondi che servirà per la costruzione di un ascensore che gli permetterà poi di salire comodamente su nella sua stanzetta dove lei c'ha i giochi. Quindi è un aiuto anche che noi stiamo facendo per la famiglia, per aiutare il comitato. Noi in quest'anno è la prima volta che abbiamo fatto, questo è il 6° spettacolo e tutti abbiamo fatto praticamente tutti realizzati a scopo benefico. 2 volte a Trecate per la Croce Rossa, una volta la volta scorsa sempre qua alla casa circondariale per i detenuti, e oggi siamo qua per la Leoncina Gaia. Infine il 27 chiuderemo il nostro anno teatrale tra virgolette in provincia di Pavia, dove sempre per la Croce Rossa faremo una serata di beneficenza. Ecco, questo è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello benefico, quello di dare una mano nel nostro, magari divertendoci anche agli altri.